questa ultima domanda vi prego di rispondere in sintesi, anche se l'argomento è gigantesco, ma credo che ci torneremo proprio con le vostre domande dalla platea. C'è la questione che ha presentato, no, anche secondo molti nel modo più positivo, la Buona Scuola di Renzi, che è quella dei 150.000 docenti da assumere, della fine del GAE, il nuovo concorso da 40.000 abilitati. Ecco, come Gilda, voi nei vostri documenti dite: noi non ci siamo schierati a prescindere contro la riforma, l'abbiamo letta, l'abbiamo valutata e abbiamo separato, diciamo, il grano dall'olio. Questa parte con appunto la stabilizzazione dei precari e le nuove assunzioni, vi piace, vi è piaciuta di più, di meno attualmente, oggi? Qual è il vostro giudizio? Assolutamente, penso che nessun sindacato possa parlare contro la stabilizzazione. Tutti noi ci battiamo da anni per la stabilizzazione dei precari. Quindi questa parte della cosiddetta riforma, perché ricordo che non lo è ancora, ma perché non c'è ancora nessun provvedimento legislativo, questa idea di arrivare alla stabilizzazione dei precari è una cosa di per sé positiva come idea. Poi vedremo come la metteranno in atto, perché i numeri sparati in un primo momento sono stati 148.100, poi sono scesi a 120.000, adesso già si comincia a sentire 90-100.000, perché evidentemente non hanno fatto i calcoli delle risorse necessarie. L'idea del concorso, ma guardate, lo dice la Costituzione dice che al pubblico impiego si accede solo per concorso. Noi riteniamo che un concorso serio, iniziale, normale per accedere all'insegnamento sia una cosa assolutamente dovuta. Se si è creata questa piaga del precariato enorme nella scuola italiana, per cui un insegnante su 5 è precario, è per la colpa, per l'inerzia dei governi che si sono succeduti in 20 anni, che non sono stati capaci di bandire i concorsi, che per risparmiare hanno precarizzato gli insegnanti. Questo bisogna dire. Allora, l'atto di stabilizzazione voluto dal governo Renzi è un atto dovuto, semplicemente perché quando hanno scritto la proposta sapevano perfettamente che la Corte di Giustizia Europea, dove noi ci siamo costituiti ufficialmente come sindacato, stava per condannare il governo italiano. Le conclusioni del procuratore generale sono state rese pubbliche in luglio ed era di condanna del governo italiano, che ha tenuto questi precari per tanto tempo e perché non ha bandito i concorsi, sta scritto chiaramente lì. Cioè la Corte di Giustizia Europea dice che la minima cadenza nella quale debbono essere banditi i concorsi è di 3 anni. Il governo italiano in 20 anni ha bandito 2 volte i concorsi e quindi siamo completamente fuori legge. Quindi va bene la stabilizzazione, speriamo che la possano fare, ho i miei seri dubbi, perché i problemi nel frattempo si sono ingigantiti, perché c'è il problema di quelli che stanno nelle GAE, il problema di quelli che stanno in graduatoria dei concorsi, il problema di quelli che nel frattempo hanno fatto i TFA, i PAS, il problema di quelli che stanno nelle graduatorie di istituto ma che avrebbero i requisiti per l'assunzione. Quindi io non vorrei essere nei panni del governo in questo momento, perché temo che non ce la faranno a regolarizzare il sistema, che sia anche qui una buttata propagandistica. Ecco, una breve risposta anche dalla senatrice, poi apriamo alle vostre domande. Preparatevi, andiamo banalmente per alzata di mano, quello che vedo prima, abbiate pazienza, parla per primo, spero di vedere giusto, c'ho gli occhiali. Allora, il più sintetico possibile. All'articolo 10, il comma 1, lo Stato riconosce il valore della stabilizzazione degli organici, della continuità didattica, dell'assegnazione dei docenti e delle docenti alle classi, quali elementi che concorrono ad una maggiore qualità del sistema educativo e di istruzione. Dopodiché si lascia al Ministero l'adozione dei decreti opportuni, ma avendo fissato questo principio, che è subordinato e che è collegato anche al principio del numero di studenti per classe, per noi il problema, l'annoso problema che nacque alla fine degli anni Ottanta con quel scamotage della distinzione dell'organico di diritto e dell'organico di fatto per non
assumere e per tenere sempre una fascia, una quota di docenti in sospeso, io sono stata precaria per 15 anni anche per questa ragione, conosco bene il tema, quindi questo giochino è un giochino che chiaramente deve finire, perché l'ha detto la Corte Europea. La Corte Europea ha detto che questo non è possibile. Allora il governo lo sa, lo sapevano anche prima in realtà, è solo che, come si dice, chi risparmia oggi, comunque almeno quello che ha risparmiato l'ha già risparmiato. Adesso ci troveremo probabilmente una sanzione se non provvedono rapidamente, ci si troverà comunque sicuramente anche richieste di risarcimento, io stessa potrei averne diritto. Quindi il punto è, il governo oggi si trova a risolvere, e purtroppo per lui, una situazione che si è incancrenita nel tempo. E a questo punto però anche qui è una scelta politica che deve essere fatta in modo chiaro e onesto. Vogliamo seguire la strada, la via maestra della pulizia, della restituzione dell'organico così come deve essere fatto, di una situazione, sanare le situazioni che ci sono oggi e ripartire con delle risorse e quindi con un piede diverso, o no? Perché questo ci devono dire. Bene, allora veniamo alle domande. C'è una, vedo due mani alzate là in fondo, arriva un microfono, grazie a chi lo porta. Uno, due, c'è qualcun altro che si vuole prenotare ora? Allora sentiamo queste due. Vi preghiamo di essere sintetici perché siamo purtroppo già in ritardo, quindi abbiamo una decina di minuti in totale. Prego. Ho sentito un accenno alla dirigenza scolastica da parte del senatore Mussini. Volevo chiedere maggiori delucidazioni perché da quello che lei ha detto sembra quasi che la figura della dirigenza scolastica venga revisionata, o meglio è prevista un'abrogazione probabilmente dell'articolo 25 del decreto legislativo 165. Mi chiedo, in quanto militante della GILDA da tanti anni, quanto la nostra storica proposta del preside elettivo possa incardinarsi in questa vostra proposta di legge. Inoltre mi sembra di vedere un'ottica, una prospettiva diciamo di comunità educante nella quale i docenti finalmente riescono a ricoprire nuovamente un ruolo importante nella gestione della scuola. Noi come associazione GILDA ci siamo chiesti da tempo che un cambiamento locale in questo senso necessita anche di un organismo indipendente della docenza che abbiamo noi denominato il Consiglio Superiore della Docenza. Mi chiedo e le chiedo, una proposta di questo tipo come verrebbe vista da parte qualora la vostra legge venisse approvata? Grazie. Direi di rispondere. Prendiamo anche un'altra domanda, così poi è più comodo rispondere. Buongiorno. Volevo solo domandare, visto che sono precaria da 18 anni, se la GILDA e anche il nostro rappresentante politico ritiene necessario, con un decreto legge in questo caso, tenendo fermo il fatto che la riforma della scuola debba essere discussa e quindi riuscire a dare forza alla legge di iniziativa popolare, di cui io qui ho il testo e che condivido quasi pienamente, ma rispetto invece alla mia posizione, che è quella di precaria da 18 anni, vorrei capire se c'è la volontà della GILDA e anche dei nostri politici di adoperare in questo caso un decreto legge che è sì di necessità e di urgenza, ma nel caso una posizione come la nostra di precari ventennali ritengo sia doveroso. Grazie. Grazie a lei. Allora iniziamo con la domanda che era rivolta innanzitutto alla senatrice. Prego, dirigenza e poi Consiglio Superiore di Docenza. Certo, sì, nella legge di iniziativa popolare si chiede di eliminare la dirigenza per i presidi, a me piace ancora chiamarli presidi. In realtà su questo io personalmente ho avuto qualche reazione, così un po' di disorientamento da parte dei dirigenti scolastici, e credo che con loro dovrebbe essere approfondito questo tema. Io ritengo che la dirigenza, mia madre era preside, quindi io ho vissuto la figura del preside all'interno della mia famiglia. Io credo che oggi aver assegnato la dirigenza, e quando è stata data la dirigenza mia madre l'ha rifiutata ed è andata in pensione,
perché la dirigenza ha messo di fatto i nostri colleghi dirigenti scolastici in una posizione che credo che sia molto più scomoda di quanto invece sia la remunerazione aggiuntiva che è stata data loro. In buona sostanza io credo che il gioco non valga la candela. I dirigenti scolastici si ritrovano intanto a essere legati, non più ad essere legati alla loro scuola, ma ad essere legati invece a delle dinamiche anche di riconferma nel loro posto che li mettono comunque, li possono anche mettere in seria difficoltà. Adesso non voglio approfondire il discorso, vorrei che ci fossero anche dei dirigenti scolastici con cui parlare di questo. E ne conosco, e conosco soggetti che sono assolutamente convinti che il ruolo della dirigenza in realtà non abbia la piena efficacia. Qualcuno lo vorrebbe rinforzato, qualcuno invece lo vorrebbe eliminato. Io sono convinta che un preside debba sentirsi primus inter pares, inter pares non come princeps ma come primus di una collettività nella quale lui deve, della quale lui deve realizzare tutti gli obiettivi. Come Presidente del Consiglio Costituzione, insomma. Esatto. Purtroppo la tendenza non è più tanto quella, questa è la tragedia. Per cui ci sta, nella domanda che mi è stata fatta, ci sta certamente anche la possibilità di ragionare su un preside elettivo, che mi sembra piuttosto avanti, diciamo, come proposta. Ho imparato in questi 2 anni di Parlamento, ho imparato che alle cose ci si arriva piano piano, per piccoli passi, ma senza perdere l'obiettivo finale, e l'obiettivo finale credo che sia lo stesso, cioè avere una scuola in cui tutti si sentono paritariamente e ciascuno per il suo ruolo partecipi del successo della scuola e della scuola in generale, non in competizione gli uni con gli altri, perché alla fine la dirigenza scolastica ha spinto anche le scuole a entrare in competizione gli uni con le altre. Per quello che riguarda il decreto legge per assunzioni, certo, le assunzioni oggi, soprattutto alla luce della sentenza della Corte Europea, sono necessità e urgenza, per cui questo è il contenuto che noi chiediamo che debba essere messo nel decreto. Però le assunzioni devono essere fatte con quelle negoziate e pensate con quelle parti sociali che sono quelle che sono legate appunto al mondo del contratto e delle assunzioni, perché se con un decreto d'urgenza mi si vuole introdurre una figura di assunto che abbia delle caratteristiche e un trattamento diverso dagli altri, no, perché questo diventa anticostituzionale. Purtroppo ieri con il decreto mille proroghe è stata approvata, in realtà mentre l'urgenza sarebbe stata quella di nominare subito il Consiglio Superiore per la Pubblica Istruzione, invece col decreto d'urgenza è stato prorogata la nomina. Allora il Consiglio Superiore per la Pubblica Istruzione, sentenza TAR dell'ottobre 2013, confermata dal Consiglio di Stato il 18 febbraio scorso, dicono deve assolutamente essere formato entro il 30 aprile 2015. Con il decreto mille proroghe di ieri l'urgenza è stata quella di prorogarlo, e voi sapete bene che è l'unico organismo che, contenendo dei soggetti che hanno esperienza diretta e accertata del mondo della scuola, è l'unico organismo di cui il governo deve acquisire i pareri per qualunque iniziativa venga fatta rispetto a tutta la globalità dell'istruzione. In questo modo si mette nel decreto mille proroghe che il governo di qui al 31 dicembre 2015 non ha necessità di acquisire questi pareri, non vi dico altro. Allora, veniamo alla risposta che anche lei deve alla innanzitutto insegnante che domandava di questa urgenza, anche in senso un po', credo, no, un po' di drammaticità dentro, 18-20 anni di attesa, cioè adesso però ci sarà un decreto. Come risponde anche da questo punto di vista? Allora, la collega chiedeva una rassicurazione sulla posizione della gestione, in modo molto sintetico. L'unico decreto d'urgenza con il quale siamo d'accordo è quello per la stabilizzazione dei precari. Non siamo d'accordo perché riterremmo assolutamente incostituzionale qualsiasi altro intervento d'urgenza sulla scuola. Quindi penso che a me piace rispondere così in modo molto semplice. Poi approfitto da una risposta invece sull'altro argomento, quello che ha sollevato il collega del
preside elettivo, che è una vecchia battaglia della nostra associazione. Beh, l'altro giorno il Presidente del Consiglio nel suo intervento ha detto una frase, ha detto: io vorrei che la scuola diventasse totalmente autonoma come i comuni, come un ente locale. E io vorrei ricordare al Presidente del Consiglio che nel comune il sindaco è eletto, non sta lì nominato per concorso. E quindi, a parte che io non sono d'accordo, perché qui il discorso sarebbe lungo, riprenderei quello che diceva prima Scotto Di Luzzo, secondo me questa autonomia andrebbe rivista e ridiscussa totalmente, perché così com'è non sta assolutamente facendo il bene della scuola pubblica statale italiana, quindi l'autonomia va ridiscussa. Ma comunque, se volete rendere la scuola come un comune, cosa che, sulla quale non sono d'accordo, almeno però fateci leggere il preside come si legge il sindaco, mi pare una cosa che sia perfettamente logica se deve diventare. A parte poi, stiamo attenti ai pericoli di un'eccessiva autonomia, stiamo attenti al problema dell'assunzione diretta, siamo in Italia, sappiamo perfettamente dove porta l'eccessiva autonomia. Se vogliamo portare anche nella scuola la corruzione che già affigge tutti gli enti autonomi italiani, stiamo proprio freschi, altro che educazione. Allora, abbiamo veramente sintetizzato argomenti di grande importanza. Ecco, forse c'è tempo per un'altra domanda, ma credo sia l'ultima, perché è già l'una e siamo fuori un po' dai tempi. Ma non perdiamo tempo, ascoltiamo chi ha alzato la mano. Proprio brevissimamente, per scendere proprio sul terreno sindacale, io insegno in un istituto tecnico e prima si parlava di istruzione classica, vedo che ultimamente gli studi tecnici vengono proprio letteralmente massacrati. Ecco, non vedo questo rilancio di istruzione tecnica, ma laboratori, risorse che mancano. Gli insegnanti tecnico-pratici sono continuamente mortificati, io non sono insegnante tecnico-pratico, non ci lavoro assieme. Il cuore dell'istruzione tecnica è l'insegnante tecnico pratico e il laboratorio. I laboratori sono stati tagliati, gli insegnanti tecnocratici vengono usati in compiti completamente diversi da quello che abbiamo. Insegnanti specializzati in 30 anni elettronica che fanno ore alternative a loro. In piedi, questa è la valorizzazione insegnante. La seconda cosa, leggiamo da anni la questione del burnout. Ecco, allora, che cosa si sta facendo riguardo al riconoscimento di un lavoro che usurante è diventato in rapporto anche all'età pensionabile portata a 68 anni? Questo sarà un problema esplosivo, ma lo sottolineiamo. Sono Lodo Vidoria, in un studio fatto dall'Arcida di Milano nell'anno 2000. Da allora sono passati 15 anni e nulla è stato fatto sulle condizioni di lavoro. Terzo punto, merito e contratto. A me sta bene il merito, sta bene discutere. L'insegnante potrà un giorno sapere quando il suo lavoro finisce e quando ha fatto il suo dovere, perché altrimenti la situazione è veramente kafkiana. Ogni giorno si alza uno e dice: no, tu non sei meritevole. E allora quando finirà questa storia? Io voglio sapere, ho fatto il mio lavoro, ho finito e vado a casa tranquillo. Grazie. Noi sappiamo bene che purtroppo l'insegnante non ha mai fine il suo lavoro, perché non esistono i sabati e domeniche, non esistono le sere, le mattine, abbiamo croce e delizia. Soprattutto credo che dovrebbe essere riconosciuto questo, cioè quello che manca oggi è un riconoscimento sociale del fatto che l'insegnante è lì e lo fa e non è. E io combatto contro il concetto di, come dire, vocazione. Questo non è un problema di vocazione, questa è professionalità. Allora, il medico è professionista se si dedica interamente alla sua professione, all'insegnante invece si chiede di essere vocato, come se fosse una vocazione come un prete o una suora. No, è una professionalità. Il problema è che bisogna costruire ricostruire nella società la dignità della figura dell'insegnante, che in modo molto comodo e molto opportuno è stata demolita, ed è stata demolita nel momento in cui si è deciso che la formazione universitaria, diciamo, gli insegnanti universitari dovevano andare da una parte, mantenere una loro dignità, dall'altra invece c'era l'area selvaggia
la giungla del risparmio, e su quella è stata, credo, la prima botta che noi abbiamo preso. Velocissimamente, anche sul burnout, io credo che con un sistema diverso, con noi avremo anche tante idee con cui implementare anche tecnicamente la LIP, che hanno a che vedere con delle novità sull'insegnamento delle lingue, sul CLIL. Questo, io credo che il burnout di un insegnante possa anche essere ampiamente attenuato dalla capacità di dare soddisfazione al nostro desiderio di continuare a imparare, di continuare a crescere. E ci sono delle relazioni con l'estero, ci sono delle novità anche negli strumenti, nella programmazione, che a noi piacciono. Il problema è avere il tempo e la serenità di affrontarli. Gli istituti tecnici, io temo molto, ho visto presentare, e potrei sbagliarmi qui, do solo un brevissimo input, la creazione, ho visto molto pompata la creazione di istituti tecnici superiori strettamente collegati al territorio e all'impresa, e io temo che quella sarà la valorizzazione degli istituti tecnici, che è la linea di entrata del privato, e io potete immaginare cosa ne penso, se non governata dal pubblico ed esclusivamente in funzione del pubblico, cioè come succede negli Stati Uniti, in cui i privati danno soldi ma poi il pubblico li gestisce, non li danno per la loro scuolina o per il loro percorsino. E qui veramente, no, l'argomento sarebbe meritevole di approfondimenti, ma invece ascoltiamo la risposta di Rino Di Meglio, che poi avrà modo, credo, anche di concludere in senso più ampio tutto il dibattito. Cerco innanzitutto di rispondere al collega, no? Intanto il problema squisitamente sindacale degli ITP, voglio rassicurare il collega che ha tutta la nostra attenzione, lì bisogna ritornare indietro sulla riforma Gelmini, molto semplicemente. Ridare anche ai colleghi ITP la loro dignità e non usarli come tappabuchi. Noi nella GID abbiamo organizzato anche recentemente un comitato nazionale per raccogliere la rappresentanza degli ITP e ci stiamo dando da fare, quindi lo rassicuro innanzitutto su questo. Sulla questione delle pensioni del burnout, noi ci stiamo dando da fare anche qui. Il collega sa che Lodolo Doria è un nostro ospite preferito, lo stiamo portando in giro a dibattiti e convegni proprio per far conoscere al mondo esterno alla scuola questo problema forte del burnout degli insegnanti. Sulle pensioni, qui la riforma Fornero ci ha ammazzato in generale come tutti gli italiani, ma come scuola in particolare, perché non viene riconosciuta l'usura del nostro lavoro. Ed è veramente terrificante pensare di restare in cattedra fino alla soglia dei 70 anni. Noi abbiamo fatto già all'epoca delle proposte che porteremo ancora avanti, che ritengo siano delle proposte ragionevoli. Io penso che lo Stato italiano non abbia interesse a tenere insegnanti troppo anziani in servizio nelle scuole. Non chiediamo dei privilegi. Noi abbiamo fatto delle proposte semplici, che non sono privilegi. Bene. Fate sì che, come succede per esempio in altri paesi europei, negli ultimi 5 anni prima della pensione vi sono 2 possibilità. La prima, che l'insegnante possa sommare part time e pensione e quindi alleggerirsi l'orario di cattedra. La seconda, che si possano utilizzare gli insegnanti più anziani esonerandoli parzialmente dall'insegnamento e utilizzarli in funzione di tutoraggio dei colleghi più giovani, che è quello che succede per esempio nelle scuole del Regno Unito. Lì gli insegnanti più anziani fanno meno orario e vanno ad aiutare i loro colleghi giovani ad inserirsi e li aiutano con l'esperienza. Penso siano delle cose ragionevoli. Ultima domanda che ha fatto il collega, e rispondo con una battuta. Da qualche anno noi corriamo dietro alla Germania per la questione dello spread. Io vorrei una cosa molto semplice, che invece di inventarsi cose astruse, per quel che riguarda lo stato giuridico e retributivo degli insegnanti, copiassimo un po' dalla Repubblica Federale di Germania. Allora, innanzitutto in Germania lo stipendio del docente è di 4.000 euro. L'orario di servizio è di 22 ore, però sono 22 ore di 45 minuti, quindi che la smettono di raccontarci, perché fanno meno delle 18 ore del docente italiano. Se fate 45 minuti per 22, vedete che fa meno. Ma c'è un'altra differenza fondamentale e ve la racconto con un aneddoto. Anni fa ho fatto amicizia con una signora tedesca che si è trasferita nella mia città a Trieste, perché si è sposato un triestino, e poi ha fatto domanda per insegnare nelle scuole italiane, quindi ha cominciato a insegnare
lingua tedesca in un nostro liceo e le ho chiesto, ma senti un po', che differenza c'è tra insegnare in Italia e come insegnava in Germania? Ma guarda, ha detto, insegnare è più o meno la stessa cosa, non è che c'è molta differenza. Ho detto, sai dove sta la grande differenza? Sta nel tempo enorme che l'insegnante italiano è costretto a perdere per riunioni, incontri, scartoffie, commissioni. Queste cose in Germania non si fanno. Facciamo le poche riunioni tra colleghi che servono per gli alunni, per decidere cosa insegnare agli alunni, e fine della trasmissione. Cioè noi vorremmo ridiventare padroni del nostro tempo, perché come ha detto giustamente il collega, guardate, c'è un'altra cosa importante, c'è una direttiva della Comunità Europea su che cos'è l'orario di lavoro. Cosa dice la legge europea? Dice, è orario di lavoro tutto il tempo nel quale il prestatore d'opera sta a disposizione del datore di lavoro. Ma guardate che noi insegnanti siamo costretti a difendere il nostro tempo, perché ci sono alcuni dirigenti scolastici, a loro volta pressati dall'amministrazione, che fanno in modo che noi non abbiamo più libertà. Ma anche questo disegno di legge, questo progetto, perché non è disegno di Renzi, no? Scusate, quando parlano della banca delle ore, ma sappiamo benissimo dove si vuole andare a finire. All'insegnante che sta pronto a essere chiamato in caso d'emergenza, quasi che fosse un medico o un infermiere. Noi vogliamo, sapete cosa vogliamo noi insegnanti? Vorremmo poter lavorare in pace con i nostri alunni e avere uno stato giuridico che ci dia delle semplici certezze di diritti, di doveri e responsabilità, perché non vogliamo essere senza responsabilità, vogliamo soltanto avere delle cose chiare e lavorare in pace per il bene dei nostri alunni. Questo chiediamo noi insegnanti, questo che dobbiamo dire al Presidente del Consiglio. Guardate, basterebbe così poco. E ripeto, copiamo dall'Europa. Copiamo, vediamo lo stato giuridico dei colleghi tedeschi, di quelli francesi, di quelli olandesi. Non pretendiamo di aver subito il loro stipendio, per carità, perché noi i 4.000 euro al mese non li avremo mai, non ce l'hanno neanche i dirigenti scolastici. Bene, grazie per questo dibattito interessante e stringato, così come deve essere. Grazie anche a chi ha fatto le domande al pubblico.